Euralumina è la scoperta del deposito di bauxite. Esiste dagli anni 70, ma l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Giulia Moi, lo ha scoperto solo ieri e presenta un esposto al nucleo ambientale dei Carabinieri. Monitorato e controllato da 100 operai, rappresenta una risorsa a tutti gli effetti, replica la RSU. Igea, Pili, Regione svende ville e terreni con un bando segreto. Migliaia di ettari in vendita, molti dei quali vista mare. Lo denuncia il deputato di Unidos, Mauro Pili, che parla di operazione segreta della Regione. Tutto in vendita per 8 milioni di euro, diviso in 55 lotti. Alcoa, oggi incontro con i capigruppo. Prosegue il pressing di sindacati e lavoratori per giungere alla risoluzione dell'annosa vertenza Alcoa. Per ora solo impegni teorici, dicono dal sindacato. Migranti dispersi, sospese le ricerche. Sono state sospese le ricerche dei 14 migranti per i quali si è ipotizzato un naufragio durante la traversata dall'Algeria alla Sardegna. Il barchino, trovato rovesciato a 14 miglia dalla costa di Teulada, non avrebbe niente a che fare con il possibile naufragio. Ben ritrovati su Canale 40. I lavoratori Euralumina replicano all'eurodeputata Giulia Moi. Sentiamo questo servizio a cura di Francesca Rius. L'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Giulia Moi, ha presentato un esposto al nucleo operativo ambientale dei Carabinieri di Cagliari per chiedere di fare chiarezza e avere maggiori risposte sul deposito di bauxite scoperto a 200 metri dal centro abitato di Porto Scuso all'interno del piazzale della fabbrica dell'Euralumina. È arrivato il momento di restituire ai cittadini il rispetto che nessuno ha mai riservato loro per anni, denuncia l'esponente pentastellata. L'esposto fa seguito al sopralluogo della settimana scorsa in cui ho potuto vedere con i miei occhi, dice la Moi, quanto da anni alcuni cittadini del luogo denunciano, cumuli di bauxite incustoditi. Ma di quale scoop stiamo parlando? Il deposito a cielo aperto altro non è che il parco bauxite, ovvero l'area dove dagli anni 70 viene stoccata la materia prima per la produzione di allumina ed elemento inerte che costituisce il terreno geologico di diversi paesi, replica secca la RSU di fabbrica. C'è motivo di ritenere, prosegue imperterrita la Moi, che il materiale sia lì da anni, ovvero da quando l'Euralumina ha cessato la sua attività. Poi l'eurodeputata attacca con il solito mantra, diventato ormai il suo cavallo di battaglia. Per troppo tempo alcuni in Sardegna hanno costretto i cittadini a barattare la loro salute pur di avere un posto di lavoro. Questo ricatto ci ha portato dove siamo oggi. Le poche persone che lavorano sono ricattate e in cambio di un pezzo di pane sono costretti a mettere a rischio la loro salute. Proprio perché ritengo che il lavoro sia soprattutto dignità, prosegue la Moi, l'esposto potrà servire anche a disincentivare queste logiche e a evitare che simili errori si ripetano in futuro. Il lavoro è dignità, sottolinea l'esponente grillina, ma nessuno si è dimenticato di come lei stessa trattò un lavoratore dell'informazione quando, una volta giunta nel Sulcis, liquidò un giornalista che le poneva alcune semplici domande con la frase: bravo, quanto ti danno? Questo di lavoro è tra 2 anni e mezzo è finita la bonifica, quello che sto dicendo. Cioè non utilizziamo lo strumento delle bonifiche come la risoluzione dei problemi occupazionali. Ma non utilizziamolo come ricatto, non utilizziamolo come ricatto. Noi sorridiamo quando sentiamo. Bisogna tutelare i lavoratori, ma non sfruttarli. Ascolta, scusa, ci fai parlare o no? Se no, guarda, ci vedi. Vabbè, allora fai tu e ciao. Dai, andiamo a lavorare, dai, anche noi dobbiamo. Hai visto il progetto di bonifica all'interno della fabbrica? Se lei vuole. Faccia il suo pezzo, bravo, quanto le danno? 30 euro. E anche questa volta persino gli stessi iscritti al movimento locale hanno preso le distanze, dissociandosi dalle esternazioni della loro rappresentante in Europa. Non si può ricercare facile visibilità accusando tutti di malafede nel migliore dei casi e nei peggiori di connivenza su temi così delicati, prosegue la dura replica della RSU Euralumina. Si lasci lavorare chi ha le competenze, il ruolo, gli strumenti e il mandato per verificare
verificare e controllare e, se tutto in regola, autorizzare il riavvio della produzione. Con un confronto, la signora Moi avrebbe saputo che l'area non è abbandonata, ma controllata da un centinaio di operai che lavorano all'interno dello stabilimento e che la bauxite stoccata rappresenta un capitale economico e industriale e deve essere assolutamente preservata in vista del riavvio della produzione, chiarisce Antonello Pirotto. Il parco bauxite è il sito di stoccaggio, in parte già dissequestrato, avendo completato la predisposizione della barriera idraulica e l'impianto di trattamento delle acque, conclude, sono sotto il massimo controllo degli enti preposti e della magistratura. Come dire, un'altra occasione persa per parlare con cognizione di causa. IGEA svende in gran segreto terreni e case per 8 milioni di euro. La denuncia arriva dal deputato di Unidos Mauro Pili, dettagli. Migliaia di ettari in vendita, molti dei quali vista mare, coste mozzafiato davanti ai faraglioni del pan di zucchero di Nebida, intere vallate panoramiche con volumetrie già in essere, ville con 10 stanze e terreni edificabili in piena città. Tutto in vendita per un ammontare complessivo di 8 milioni di euro diviso in 55 lotti. Lo denuncia il deputato di Unidos Mauro Pili, che parla di operazione segreta con un bando rintracciabile solo dal comune di Carloforte dopo che l'IGEA lo ha diramato, senza pubblicarlo in nessun sito regionale, ai comuni dove si svolgeranno le vendite, ossia Arbus, Bugerru, Carloforte, Gonnesa, Guspini, Iglesias e San Gavino. Nessun comunicato stampa da parte dell'assessorato regionale dell'industria, nessuna pubblicità istituzionale del bando, accusa il parlamentare sardo. Una vendita clandestina per un patrimonio che non solo non ha avuto quell'auspicata gestione unitaria, ma che ora sta facendo la fine della vendita a spezzatino, con il solo intento di fare cassa, senza alcun piano serio di gestione dell'intero patrimonio. Alla mancata trasparenza di questa operazione, sottolinea Pili, si aggiunge un aspetto rilevante, quello relativo alle destinazioni urbanistiche per alcuni fronti costieri che lasciano alquanto perplessi, su valori apparentemente alti, ma bassissimi se si considera la possibilità edificatoria che potrebbe essere riconosciuta in un secondo momento a determinate aree, vedasi quelle di Nebida Masua prima di tutto. È evidente, attacca ancora l'ex governatore della regione, che l'ombra della possibile speculazione si allunga su questa operazione proprio per la segretezza con la quale è stata gestita sinora e soprattutto perché il tutto si sarebbe dovuto consumare nel silenzio assoluto ad agosto. Ancora le tematiche del lavoro in primo piano. Questa mattina i rappresentanti sindacali, insieme a una delegazione di lavoratori Alcoa, hanno incontrato il capigruppo del Consiglio regionale a Cagliari per fare il punto sulla vertenza. Subito dopo l'incontro abbiamo raggiunto telefonicamente Manolo Mureddu per la CISL e Roberto Forresu per la CGL. Sentiamo. Si è tenuto un incontro con il capigruppo del Consiglio regionale. L'esito è stato quello di una enesima assunzione di impegno da parte degli stessi, che sottoscriveranno un documento che verrà presentato domani in Consiglio regionale e poi portato all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In realtà noi abbiamo chiesto ai capigruppo di farsi carico in modo concreto di questa avvertenza, perché anche le dichiarazioni di intenti, i documenti, anche gli attestati di stima, di vicinanza a quelle che sono le problematiche dei lavoratori Alcoa, insomma, a questo punto lasciano il tempo che trovano. È necessario da parte di coloro che rappresentano la politica regionale a tutti i livelli che stavolta si prenda una posizione netta, forte, inedita nei confronti del governo per far capire che nel Sucis Iglesiente siamo arrivati al punto di non ritorno e l'avvertenza Alcoa è quell'unico elemento in grado in questo momento di invertire la tendenza negativa, di far recuperare migliaia di buste paga dirette e indirette anche nell'indotto e appunto di segnare un elemento di positività per tutto il territorio. Roberto Forresu della CGL, prosegue dunque il pressing vostro presso la regione affinché a sua volta faccia operazione di pressing sul governo per risolvere la questione Alcoa? Certo, assolutamente. Avevamo avuto 20 giorni fa circa dal vicepresidente degli incendi tutte le rassicurazioni affinché quella proposta presentata alla Glencore avesse una risposta nel giro di 2-3 settimane. Ormai siamo alla scadenza, siamo nel pieno della terza settimana e ancora quella risposta e la convocazione che doveva arrivare nel frattempo non è arrivata. Ecco, l'iniziativa di oggi tende a mettere in evidenza come la gravità della nostra situazione non può essere affrontata con la tempistica che la
che la politica a livello nazionale in particolare sta affrontando. Noi abbiamo la necessità per l'urgenza che stiamo vivendo che arrivi immediatamente la risposta, logicamente sperando che questa, augurandoci che questa sia positiva, sulla trattativa infinita che dovrebbe portare alla cessione dello smelter e così al riavvio di quello stabilimento e al rilancio del polo industriale di Porto Vecchio. Sono state sospese le ricerche dei 14 migranti per i quali si è ipotizzato un naufragio durante la traversata dall'Algeria alla Sardegna. Ieri mattina una motovedetta della Guardia Costiera e un elicottero della Polizia hanno perlustrato ancora la zona a 14 miglia dalla costa di Teulada, in cui due giorni fa è stato trovato un barchino di legno rovesciato. Al momento sembrerebbe non ci siano elementi che leghino la scoperta del natante capovolto con il possibile naufragio. Sono state sospese le ricerche dei 14 migranti per i quali si è ipotizzato un naufragio durante la traversata dall'Algeria alla Sardegna. Ieri mattina una motovedetta della Guardia Costiera e un elicottero della Polizia hanno perlustrato ancora la zona a 14 miglia dalla costa di Teulada, in cui due giorni fa è stato trovato un barchino in legno rovesciato. Al momento sembrerebbe non ci siano elementi che leghino la scoperta del natante capovolto con il possibile naufragio. L'allarme che ha fatto scattare le ricerche era partito proprio dall'Algeria, le cui autorità avevano segnalato la partenza di una barca dal porto di Algeri con 14 persone a bordo, ma non è mai arrivata a destinazione. In questi giorni la Guardia Costiera, con l'aiuto degli elicotteri, dell'aeronautica militare e della Guardia di Finanza, hanno battuto palmo a palmo la zona, ma non sono state trovate tracce di naufragio, nessun corpo o indumenti galleggianti. Il barchino trovato a largo di Teulada potrebbe essere stato abbandonato subito dopo uno sbarco avvenuto nei giorni precedenti. Adesso le ricerche mirate e massicce sono state sospese, ma proseguiranno nel corso delle normali attività. Eliminato anche l'avviso destinato alle navi mercantili in transito in zona e alle altre imbarcazioni. Proseguono a Carbonia le presentazioni ufficiali delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in vista delle elezioni amministrative di giugno. Sono state presentate ieri le liste Cittadini per Carbonia e Unione Cittadina, facenti parte della coalizione che sostiene il sindaco uscente Giuseppe Casti. Torniamo a parlare di cronaca in questo servizio, sentiamo. Spinto dalla passione per il calcio, passione evidentemente incontrollabile, un 33enne pregiudicato di Sant'Antioco è evaso per la seconda volta in due mesi dagli arresti domiciliari per andare a giocare a pallone in piazza con alcuni amici. Ieri infatti Gianmarco Lorraice è cascato di nuovo. Quando i carabinieri sono andati a casa sua per il controllo di routine non l'hanno trovato. Una volta rintracciato proprio mentre giocava a pallone in una piazza nei pressi del campo di calcio di Sant'Antioco, è stato ammanettato di nuovo e portato davanti al giudice per essere processato con rito per direttissima. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa per poter studiare il fascicolo del suo cliente. Così, in attesa del processo rinviato al 20 giugno, Lorrai è stato accompagnato di nuovo ai domiciliari. A Teulada invece è stato denunciato per truffa un 23enne napoletano, Carmine Scotellaro, celibe disoccupato con precedenti penali per reati analoghi. Il giovane nei mesi scorsi ha truffato un operaio teuladino di 42 anni mettendo in vendita una lavastoviglie sul sito pixdistribuzione.it al prezzo di 370 euro, incassati da Scotellaro tramite ricarica postpay dopo essersi messo d'accordo con la vittima. I soldi gli sono arrivati, ma l'acquirente, l'elettrodomestico, non è mai stato consegnato. Così il 23enne è stato denunciato dalla vittima e i carabinieri di Teulada hanno avviato le indagini. Parliamo di appuntamenti. Il Museo del Carbone nella grande miniera di Serbariu a Carbonia aderisce anche per quest'anno alla 8ª edizione della Giornata Nazionale delle Miniere. Il 28 e il 29 maggio dalle 10 alle 17 ingresso gratuito alla mostra di minerali all'interno della lampisteria. Visite guidate della galleria sotterranea con biglietto ridotto. E proseguiamo. Carbonia, una città per le donne. La libreria Lilith organizza un dibattito pubblico tra i candidati a sindaco di Carbonia che si terrà il 28 maggio dalle 17.30 presso l'oratorio di Don Orione in via Liguria numero 75. Il dibattito verterà su temi relativi al vivere la città da parte delle donne, almeno per quanto può essere di competenza del comune, come l'occupazione femminile, conciliazione di tempi di vita e di lavoro, violenza contro le donne e sicurezza e rappresentanza di genere paritaria nelle istituzioni.
Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni e adesso vi lascio con le previsioni meteo e l'appuntamento con il nostro telegiornale in lingua sarda, Noas in Curso. Previsioni per mercoledì 25 maggio, nubi e schiarite, vento da sud-est con intensità di 11 km orari, raffiche fino a 18 km orari, temperature minime comprese tra 10 e 14 gradi e massime comprese tra 21 e 30 gradi.